Buon 20 maggio 2020. Avevo detto che vi lasciavo per un po' di tempo, per quanto me ne possa fregare, lo capisco anch'io. Volevo spiegarvi una cosa del fatto dei 600 euro, della cassa integrazione o tutte quelle agevolazioni che vi vengono date. Volevo spiegarvela a modo mio, ma poi ho detto la leggo, ma alla fine è un po' incasinata, ma la si può capire. Valutazione cassa integrazione e i famosi 600 euro, 1000 euro dei possessori partita IVA. Allora, si partiamo dai 600 euro, no? Come si fa a vivere con 600 euro? Oltretutto, quando questa persona deve pagare anche qualcun altro, ah già, c'è la cassa integrazione, quindi lui non deve pagare se 600 se li prende. Evitiamo, ma stavo in. Ok, potrebbe chiedere anche il reddito di cittadinanza a questo punto, in questi 2 o 3 mesi, perché a quel punto il commerciante, ma anche i cassa integrati, alla fine il livello è quello. Mi sono perso perché stavo ragionando un modo mio, perché in questi 2 o 3 mesi potrebbero avere qualche soldo in più. Vado al sodo. I 600 euro e cassa integrazione sono al calcolo delle pensioni non più pagate causa morti Covid. Facciamo un ragionamento e l'hanno fatto loro. Quindi le pensioni che non hanno pagato arrivano a voi. Vedendo un altro punto di vista, sono quei soldi che, se calcolati dai possessori di partita IVA, sono più o meno gli sconti che vi vengono dati dopo la denuncia dei redditi, no? Scagliamo ad esempio le spese sanitarie, eccetera. Va bene anche per i cassa integrati, eh? I cassa integrati adesso, se non sbaglio, dovrebbero o le prenderebbero, non l'hanno già preso in quel posto. Prendete più o meno l'80%? Va bene. E il 20% chiaramente va a finire alle casse dello Stato, per i vari calcoli, per varie ragioni, anche giuste, alcune sbagliate. Quindi il discorso che scrivevo era: il 20% è quello che voi lasciate al governo ogni anno. Quindi il ragionamento è: se non l'avete capito, hanno solo deciso di non prendervi i soldi che solitamente gli davate. Anche perché a causa delle loro decisioni di chiedere tutto, mascherine, spese eccetera eccetera, sanitarie, sapevano o hanno scoperto che non possono prendervele questi soldi. Cioè, ciò che vi stanno dando è quello che sanno di non poter prendere da voi quest'anno, colpa non del Covid, ma delle loro decisioni. Perché io sono ancora qua in attesa di capire se veramente c'è questo discorso di contagio tramite sputo. Non c'è. Quindi io voglio fare questo tipo di ragionamento. Alla fine guardavo anche. E da valutare, io ho visto ad esempio la puntata delle Iene di ieri e hanno fatto una valutazione sui complottisti, lungi da me essere dalla loro parte, però mi fa capire che determinano e fanno capire che ci sono delle paure, ci potrebbero essere in questo tipo di leggende, come si sa, in ogni leggenda c'è sempre un po' di verità. Hanno fatto una valutazione del G5, no? Che ci sono le antenne e via dicendo, e le Iene hanno valutato su questo. Io ho provato a scriverli, però mi devo iscrivere, aspettare, poi non vengo iscritto perché magari non accetto alcune cose della privacy. Vabbè, ma questo è più che altro colpa mia, non riesco a inserirmi. Però è un ragionamento che loro hanno fatto e mi ha fatto capire una cosa. Loro sì hanno cercato di valutare, che hanno detto per causa delle antenne, i complottisti, non le Iene. Per causa delle antenne sta succedendo questo tipo di contagio o un complottismo molto più articolato. Ma e hanno fatto vedere che effettivamente in alcuni posti sì, potrebbe esserci, in altri no, Sardegna, anche nel sud, cioè non ci sono le antenne o ci sono le antenne, ma non c'è stato il contagio o c'è stato un contagio minimo. Vorrei che questo tipo di ragionamento venisse fatto anche dall'altro punto di vista, cioè: il contagio avviene tramite sputo? Avviene tramite contatto umano? Avviene tramite le mani? Sì o no? Perché non riesco a capire come mai dalla Cina è arrivato qui a Codogno, a Milano, dove è un po' anche nel Piemonte, dove qualcosina nel sud si sia propagato. Non penso che dalla Cina uno è riuscito a sputare, giusto? Questa è la battuta, però c'è una lacuna, come c'è stata la lacuna sul fatto delle antenne che. Non ci sono antenne, ma non c'è stati contagi, anche lì si dovrebbe capire il perché.
È difficile capire che ci sia stato un contagio diretto da lì, eccetera, eccetera, perché sennò si diceva anche della Germania. Quindi a questo punto io come faccio a capire se effettivamente il contagio avviene tramite sputo o se è un'altra mentalità? Provate a togliervi dalla testa che si contagia tramite sputo. Provate, non ci riuscirete mai, perché andrete sempre a finire su quella cosa lì, che vi siete contagiati o vi contageremo con gli sputi. O ci contageremo. Questo hanno approfittato anche il governo mettendo su una cosa molto semplice, che noi siamo molto paurosi, ci hanno messo molto paura ed è vero ed è ci sta, sulle carte scritte, autocertificazioni, divieti e utilizzare una forza abbastanza che è più del popolo che del governo, ma hanno fatto il contrario. Vigili urbani, polizia, carabinieri, protezione civile, sanitari. E questo era per discutere anche sull'altro fatto che se c'era ad esempio al governo uno con capacità scientifiche probabilmente avrebbe fatto più avviare le mascherine, partendo sempre con il contesto del contagio. Io non posso discutere più di tanto. Quindi da questo punto di vista un avvocato ha subito messo le carte davanti, ha subito messo davanti la burocrazia. Perché almeno dice io ho fatto, però è colpa vostra. A causa della pandemia abbiamo fatto, no, avete deciso voi. La pandemia è una cosa e le vostre decisioni sono un'altra. Mi sono perso perché volevo far notare che comunque il coronavirus deriva da un'influenza, quelle classiche influenze che arrivano dopo un po' e poi vanno a scemare, poi ritornano. Ce lo ricordiamo con tutte le influenze, no? Che dicono sempre, cari signori, dopo i 60 anni fate il vaccino perché eviterete nuove influenze molto peggiori. Quindi è la stessa cosa. Non si è abbassato perché tutti siamo stati a casa. Io sono sempre stato convinto di questo. Tutte le altre battute che ho fatto, Palombaro, eccetera, per cercare di capire dall'altro punto di vista. Ma non è così, non è mai stato così. Nelle nostre convinzioni è così. I dati che ci danno sono dati in cui viene ripensato in quel modo lì, ma non è stato visto in altro modo, in altra larga scala. Non è stato voluto vedere in quel modo lì. Per paura, per inesperienza, va benissimo, quello che volete, non va bene. Perché per inesperienza metto mio figlio, o un figlio di qualsiasi persona, minorenne, di 10 anni, 12, 15 no, perché inizia a fantasticare. E credetemi, potrebbe avere qualche soluzione migliore di queste autocertificazioni, questi obblighi. L'altro punto che volevo portarvi a finire di questo tutto discorso, che sta durando anche un pochettino troppo, è che ho visto la puntata oggi, non c'avevo niente da fare, di Maria De Filippi e poverina, sta ragazza non è stata accettata, non si è presentato il tipo, non lo so chi sono, chi lei era, buona. E quindi c'era il ballerino con, non mi viene il nome, che comunque diceva volevo abbracciarla. Beh, un sistema c'è, se volete comunicatelo voi a Maria De Filippi, che si mette, si imbardisca una persona che faccia gli abbracci e come si fa all'ospedale, si mette la tuta, eccetera, eccetera, proprio nelle regole che hanno inventato quelli del governo e potete abbracciarvi. Cioè, stiamo avendo una paura che ci hanno dato. Attenzione, eh. Attenti che c'è il mostro sotto il letto che vi prende le braccia e vi morde. Quindi, se volete affidare a questa Maria De Filippi quando ci sono queste puntate per fare gli abbracci, la possibilità comunque c'è. Non c'è bisogno di uno scientifico, di un virologo, un pneumologo. Ah no, non c'entra niente quello. No, sì, beh, potrebbe c'entrare. Ragazzi, vi saluto, è stata lunga abbastanza. Riflettete e io rifletterei anche sul fatto di come è stata l'ondata, di come gira la Terra, di come è stata l'ondata del fatto di avere questo tipo di virus. E tante cose dicono come mai non è successo là? Non è successo perché non sono stati fatti abbastanza tamponi, non è stata data abbastanza la giusta attenzione a questi tipi di tamponi. Quindi se non si sono visti in un paese o sono stati pochissimi o perché non li hanno voluti vedere o perché effettivamente
nella logica del loro modo di essere e di vivere, non è ignoranza, quella no, no. Nel loro modo di vedere, come è successo anche noi inizialmente, noi italiani, non è così, è un'influenza, ha colpito tanto, ha fatto del male, ha fatto più male le decisioni.